Con Sergio Ferrari, presidente di Altamarè, chiudiamo definitivamente la Sagra della Vongola. Siamo come Ernesto Calindri nella pubblicità del Cinar, tutti sfrecciano di qua e di là. Sergio, con le centinaia di migliaia di euro che hai guadagnato allo stand di questa edizione della Sagra della Vongola, che mi sembra che sia molto frequentato, là fuori c'è una fila chilometrica, riusciremo a fare il parco e anche la scultura dedicata agli arti e ai mestieri della cultura gorese? Riusciremo a farlo? Riusciremo a farlo, credo, in 5 anni, perché non sono centinaia ma si ridurranno a poche migliaia di euro ricavate. Però siamo contenti comunque. Ci spostiamo, vedi, ecco qui il Cinar, ecco. Logorio della vita e come sarà la scultura? Dimmi qualche elemento della scultura. La scultura ce l'ha disegnata un disegnatore orafo riconosciuto a livello nazionale e anche internazionale, che si chiama Beppe Passutti. E poi col comune di Goro ci siamo accordati per un'area dove costruiremo un parco e posizioneremo all'interno questa scultura che raffigurerà la cultura gorese, tutta qua, i mestieri e la cultura gorese. E cosa ci sarà nella scultura? Sarà una vongola di bronzo. Una vongola gigante che merita. Una vongola gigante di bronzo? In bronzo, sì. In bronzo, bene, grazie. Grazie. E tu dici, si stanno raggiungendo i nostri ospiti, Laura Turola. Non Laura Turola, Laura Biolcatti. Laura Biolcatti, no, ho ben detto. Dovevo rifarla 20 volte. Allora? Vado. Bignami, tieni tu che io sono troppo demotivato. Non ce la fai più? No, sono troppo demotivato. Dai, ascolta, non ci resta che partire. Adesso ci hanno raggiunto Laura Turola. Rimpare e fa lo stro... E una... Adesso volta dopo io non riesco più a dire niente perché mi viene da ridere appena parlare. Dopo tagliamo. Allora, lui ti però, sposti sempre in là. Però facciamo è qui. C'è un vento della Madonna, ma via al prossimo servizio. Un altro. Lancio numero 2, via al prossimo servizio. Lancio numero 3, via al prossimo servizio. Lancio numero 4, via al prossimo servizio. Notate la sottile ma pregnante differenza di tonalità di voce. Lancio numero 5, via al prossimo servizio. Ma vai a chiedere Aldo Bignami, porca miseria. Dillo anche con reale muto. Non stavo registrando. Via al prossimo servizio con... Via al prossimo servizio con Gruppo Gulinelli. Era reale mutuo. Ah, reale mutuo. Sì. Sicuro? No, reale mutuo, reale mutuo. Sicuro? Gruppo Asta Frutta, gruppo Reale Mutuo. Vado? Vai. Via al prossimo servizio con Reale Mutua. Ti farai. Via al prossimo servizio con Reale Mutua Assicurazione o no? Gruppo Reale. Reale Mutua. Reale Mutua. Non ti andare, non ti andare a infognare. Fallo te. Ti faccio vedere. Ed ora il prossimo servizio in compagnia di Reale Mutua. Si fa così. A fare gli speech. La classe, ragazzi. Di diaframma. Tu e Alberto Lupo.